Ciao a tutti, io sono Cree e bentornati su Buona Pizza, Grande Pizza! Nell'ultimo episodio abbiamo finalmente scoperto chi è il colpevole che ha rubato l'impasto di Cacio Giulio Cesare. Già, ma c'è un motivo per il quale l'aveva rubato. Sembra che Ottavia sia sotto il controllo mentale di Cacio Giulio Cesare tramite l'impasto. Lui vuole comandare il mondo della pizza tramite l'impasto. E ora noi stiamo aiutando il colpevole per impedirglielo. Sto cercando in tutti i modi di non dirvi chi è il colpevole. Nel caso non avete visto il precedente episodio, mi raccomando, guardatelo prima di questo. Abbiamo completato anche la tavoletta di pietra. Voi, mi raccomando, lasciatemi piace, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. È un periodo un pochettino difficile per il canale, ve ne parlerò anche in un altro video. E vi voglio anche aggiornare sui progetti futuri che ho in mente, magari o questa settimana o la prossima. Però, per il momento, noi continuiamo. Giorno 387. Mamma mia, 387 giorni sono tanti, quasi 400. Nessuna notizia. Beh, giustamente, perché non abbiamo detto nulla a Nasir riguardo il colpevole. Signora delle piante! Una visita che non mi aspettavo. Mi aspettavo Cicerona o qualcun altro. Wow, non c'è niente di meglio dei carciofi appena raccolti. Non vedo l'ora di provarli sulla tua pizza. Ah, è vero, perché abbiamo sbloccato anche i carciofi nello scorso episodio. Davvero... sono successe parecchie cose in un solo video. Posso avere una pizza ai carciofi senza formaggio, per favore? Io, tra l'altro, la pizza ai carciofi l'ho anche già sbloccata. Dovrei raccogliere quelli che ho piantato, perché ne ho un po' pochini. Però dai, per una pizza mi basta. Ecco qua, pizza pronta. Consegniamogliela. Questo è il mio nuovo condimento preferito. Hai superato te stesso, pizzaiolo. Diciamo che lei, ogni volta che sblocchiamo un nuovo condimento, vuole vedere come sta sulla pizza. Comunque, dobbiamo andare da Cicerona, abbiamo completato la tavoletta. Vediamo lei cosa ci dice invece. Ah, tra l'altro, dovrei anche prendere l'impasto. Ehi, da un'occhiata. Noi non ci capiamo niente. Ce l'hai fatta! Allora, la tavoletta dice che l'impasto va sigillato nel ghiaccio con un ingrediente specifico. Ha un senso. Ce lo spieghi te il senso, perché noi dal disegno non ci abbiamo capito nulla. Non so come fa lei a leggerlo. Cioè, ok che è un'archeologa, ma non ci sono scritte. Cacio Giulio Cesare ha forgiato l'impasto nel fuoco del Monte Lievito. Il calore risveglia il suo potere. Il ghiaccio lo sopprime. Oh, Monte Lievito, mai sentito prima. Potremmo congelarlo, ma non ho un congelatore. E tu? No, ma però, nello scorso episodio, Dottor K ci ha detto che voleva vendere le pizze congelate, così che i clienti potevano scaldarle a casa. Mi piacerebbe, è un'idea, Magari, controllare. Cerca di trovare uno da queste parti e... aspetta, hai visto? Cosa? Credo di aver appena visto Ottavia. Sembra mi abbia seguito. Cacio Giulio Cesare potrebbe essere al corrente di quello che stiamo facendo. Oh, ma io di realtà non l'ho vista, però se lo dice lei. Ed ora? Potremmo andare da Ottavia a vedere se è alla Zarena. Presto creerò un diversivo. Dovrebbe darti abbastanza tempo per prendere l'impasto e sigillarlo. Dove si trova? Me l'avevate detto nei commenti, è dietro il quadro di famiglia. Si trova in un vano segreto della mia pizzeria. Premi il pulsante dietro a una delle mie foto e si aprirà. Beh, ce lo dice anche lei. Furbo! Ma, insomma, secondo me se veniva la polizia lo trovava subito. Per fortuna che siamo venuti noi e non la polizia. Sigilla l'impasto quando avrai tutto pronto. Ci vorrà del tempo, ma so che ci riuscirai. Ora devo andare. Buona fortuna, pizzaiolo. Ah, se ne va? Ci lascia nella sua pizzeria da soli? Ma guardiamo un po' anche le pizze, guardiamo tutto noi. Non soltanto l'impasto. Vabbè, dai. Qua c'è il pulsante. Ah, proprio nascosto nel forno. Cos'è, volevi cuocerlo? Antico impasto. Secondo l'antenato di Cicerona, Cacio Giulio Cesare ha creato l'impasto nella lava di Monte Lievito e lo ha contaminato con la sua mente. Chiunque lo mangi può cadere sotto il suo controllo. L'unico modo per sigillare il suo potere è congelarlo. Mi chiedo come abbia fatto Cacio Giulio Cesare a contaminarlo con la sua mente. Ma forse non voglio saperlo. Abbiamo visto tutto? Io do un'occhiata, giusto per vedere se c'è qualche altra curiosità. Allora, devo tornare ad occuparmi della pizzeria. Ma come, te n'eri andata? Vabbè, un po' strano, eh? Avrebbero dovuto cambiare almeno questa scritta. Comunque, e adesso che si fa? Si va da Dottor K? Proprio uno dietro l'altro? Non vedo altro da fare.
Da Dottor Che ho già visto tutte quante le curiosità. Da Cicerone invece sono sorpreso perché non mi ha dato l'obiettivo, quindi manca ancora qualcosa, ma non lo trovo. Comunque, possiamo usare il tuo refrigeratore? Spero risolverai presto questo caso, così potremo smettere di vederci così spesso. Ma no, dai, verremo a trovarti anche dopo. Ho bisogno d'aiuto. Lo sapevo, finalmente mi chiedi aiuto per l'indagine. O riguarda il come fare le pizze? Entrambe le cose, forse. Se ci puoi dare anche il tuo ingrediente segreto, dici come funziona. Caccio Giulio Cesare. Eh? Cosa? L'impasto. Non è che lui va a dire tutto a Nasir. Sapete, è Dottor Che. Ah, vuoi farmi credere che l'impasto contenga la mente di Caccio Giulio Cesare? Ti sembro stupido? Se vuoi te lo faccio dire da Cicerona. È vero. Cosa ti fa credere a questa storia senza senso? Teoricamente la tavoletta. Beh, anche il fatto che abbiamo l'impasto. Interessante. Quindi l'antenato di Cicerona ha lasciato nei registri di famiglia i piani malefici di Caccio Giulio Cesare, credo che volevano scrivere. Cicerona. Un misto tra Caccio Giulio Cesare e Cicerona. Credo che Ottavia parli come un antico romano a volte. Ma io non l'ho notato, però va bene se lo dite voi. Fammi capire, l'intera gara era solo uno stratagemma per trovare il miglior pizzaiolo e farne controllare la mente da Caccio Giulio Cesare? Sì, pensa che se avresti vinto te, sarebbe finita molto male. Sono in pericolo allora. Proverà a controllare la mia mente. Devo aiutarti a fermarlo. Ripensandoci, no, sei al sicuro. Freezer? Tu ce l'hai, vero? Ne ho costruito uno, ma è solo un prototipo. Secondo questa tavoletta di pietra, devi portare l'impasto ad una temperatura molto inferiore alla capacità del mio freezer. Ah, e quindi? Non conosco altri posti. Ci vorrebbe un miracolo per potenziarlo. Se trovi qualcosa che possa aumentare la potenza, puoi usarla con il mio freezer. E dove lo trovo? Io non me ne intendo di elettrodomestici, faccio pizze. Assicurati di avere l'impasto, lo abbiamo. Nutro dei dubbi sul tuo successo, ma non posso permettere a Caccio Giulio Cesare di controllare l'intera industria della pizza. Questo è il mio lavoro, vai ora! Non so se ci sentiamo tanto al sicuro con lui. Ciao, quindi ci caccia via? No, a dieta siamo noi che dobbiamo andarcene. Allora, non so davvero dove posso trovare i materiali per potenziare il frigorifero di Dottor Che. Quello che mi viene in mente è di andare anche da Alicante e da Ottavia, anche se ho un po' paura di mostrare la tavoletta di pietra d'Ottavia, però ci proveremo. Per il momento chiamiamo Nasir e mostriamo anche a lui la tavoletta. Se lui non ci dice niente, poi chiameremo anche Flash, le proviamo tutte. Allora, Nasir, tu sei il primo. Non ti voglio mostrare la foto di Cicerona, perché non avrai notizie da me, non voglio che venga arrestata. Guarda la tavoletta. Sono un po' confuso, ma continua ad investigare. Aggiornami più tardi. Niente? Va bene. Speravo che lui potesse aiutarci. No, tutto qui. Non posso neanche chiedergli l'indizio. Strano. O che forse posso farlo solo all'inizio, se non gli chiedo nulla. Bene, chiamami quando vuoi parlare riguardo al sospettato a una prova. E allora chiamiamo Flash. Se Nasir non sa nulla, tra l'altro non lo sentiamo da un po', Flash. Immediato! Non è passato neanche un cliente. Come va, pizzaiolo? Posso aiutarti? Sì, guarda anche te questo. Magari poi neanche lui sa niente, eh. Aspetta un attimo. Cicerona finalmente ti ha parlato dell'impasto? Lo sapevi? Non ci ha detto nulla. È stata lei ad incaricarmi di tenere sott'occhio la zarena. Mi dispiace, avrei dovuto dirtelo. Ah, vabbè, dai, capisco. Non lo sapevo. Una volta che ha capito che stavo aiutando te nell'indagine, mi ha raccontato tutto. Ah, quindi gliel'ha raccontato dopo. Strano, però... wow, ok. Non potevo crederci che fosse stata lei a prendere il mio grimaldello. Aspettato che fossi fuori città per rubare l'impasto, così che io potessi essere incriminato. Un po' cattiva Cicerona, eh. Fa sempre la brava, però... l'ha pensata bene questa. Sì, vero. Forse dovremmo dire qualcosa a Nasir dopo tutto. Mi fido di lei. E dovresti anche tu. Ti fidi bene, dopo quello che ha fatto. Sono felice che tu ci stia aiutando a sconfiggere Caccio Giulio Cesare. Anche io. Dai. Beh, però non ci ha detto nulla sul refrigeratore. Ho un po' un problema. Non so dove andare a guardare. O viene qualcuno a trovarci, oppure magari chiedendo ad Alicante. Mi fidavo di lui e non mi ha detto che lavorava con Cicerona. Wow. Beh, è pur sempre un ex membro della gang della pizza grossa. È anche un ladro, se vogliamo dirla tutta. Bisogna sempre fare attenzione.
Comunque, sto preparando l'ultima pizza di oggi. Mi piacerebbe tanto avere i condimenti automatici di questo capitolo da mettere sulle pizze. È un po' noioso doverlo farlo manualmente, soprattutto quando ci sono le pizze vegetariane e vegane. Vabbè. Comunque, finito. Il guadagno di oggi dovrebbe essere abbastanza buono. Mi sono dimenticato di fare una consegna a domicilio. Ah, e c'è stato anche un rimborso, è vero. Purtroppo di una pizza vegetariana perché non ho messo il pesto. Tutto il resto andava bene, ma mancava il pesto. Vediamo se viene qualcuno domani riguardo il freezer. Il PNN di oggi termina con la curiosità sulla pizza a cura di Oliver. È iniziato, non è che finisce. Ascoltiamo questo giovane prodigio della pizza. Ciao Oliver, sei l'unica notizia di oggi. Ehi amici della pizza, mi chiamo Oliver e alcune curiosità sulla pizza per voi, procediamo. Chi è il tuo supereroe preferito? Il mio è Pizzaman. Pizzaman? Ma che è? Ha ottenuto i suoi poteri mangiando un pomodoro geneticamente modificato. E ora lavora come fattorino. Quindi è un normale fattorino. Fammi capire. Sintonizzatevi per il prossimo episodio di Curiosità sulla pizza. Alla prossima e buona cottura. Ma era davvero una curiosità. Esiste davvero Pizzaman? Non so, potevano metterci qualcosa magari con il dottor Prezzo che non lo vediamo dal capitolo 4. Sapete, riguardo il freezer. Oh, Pepertiti! È da un po' che non ci si vede, eh. Il formaggio si scioglie. Il nord è la chiave. Cresce ogni ora. Non può essere libero. Non ho capito niente. Il nord è la chiave. Che è? Dobbiamo andare al polo nord? Per congelare la pizza? Un amico peloso sarà un aiuto isperato. Se tutto va secondo i piani, la città sarà al sicuro. Se lo dice Pepertiti. Va bene, dai. Lei è molto positiva. Chi è comunque l'amico peloso? Verrà lui a trovarci? Beh, per il momento io vado ad Alicante. Ottavia la lasciamo per ultima. Anche se andrò anche da lei. Alicante, sei te l'amico peloso? Ed ora? Guarda la tavoletta, dai. Abbiamo aggiornato tutti. Non possiamo lasciar fuori lui. Di che si tratta? Non riesco a capire cosa dovrebbe essere. È ovvio, dai, Alicante, come fai a non capirlo? Neanche noi l'abbiamo capito. Vabbè. Allora, abbiamo finito? Cicerona? L'hai capito che lei è il colpevole? Vabbè. A quanto pare no. Niente, sembra che da Alicante non ci sia nient'altro da fare. Tra l'altro, per qualche motivo, ogni volta che vengo da lui, manca la musica. Trofeo danza della figlia, l'avevo già visto? Oh, la scuola di danza di sua figlia deve aver vinto questo trofeo con l'aiuto di Alicante. È vero, perché Alicante ha anche una figlia. Non l'abbiamo mai vista, neanche la moglie. Però ce l'aveva detto. Risultato sbloccato, ficcanaso. Scusa Alicante. Vogliamo semplicemente sapere un pochettino di più su di te, sapete? Siamo curiosi. Beh, a me non resta altro da fare che andare da Ottavia. Abbiamo visitato tutti. Non vorrei buttare via altri diamanti, ma non ho voglia neanche di guardarmi una pubblicità, quindi vai. Le guardo dopo. Ottavia! Ehi! Non abbiamo ancora trovato chi è il colpevole, ci dispiace. Però guarda questo, tu ne sai qualcosa? Borrata Marinara ha lasciato a Cicerona delle istruzioni su come sconfiggermi, eh? Beh, non ci riuscirà. Funzionerà. Così? Ci lasci andare? Non puoi fermarmi senza questa tavoletta di pietra. Ed ora è nelle mie mani. Muahaha! Oh, non dovevo? Caccio Giulio Cesare è libero. Prova a sigillare l'impasto di nuovo e a salvare l'industria della pizza. No, game over! Vabbè, ricomincia la giornata. Facciamo finta di niente. Dovrò tornare anche da Alicante, mi sa. Due pizza guai. Su una mette anche carciofi e sull'altra il pesto. Entrambe con impasto integrale. Va bene. Ah, vabbè, ho già sbagliato. Impasto integrale. Comunque, ammetto che forse andare da Ottavia non è stata proprio un'idea geniale. Nel senso, è ovvio che ci avrebbe detto qualcosa riguardo la tavoletta di pietra, ma non mi aspettavo che proprio ce la rubava dalle mani. A quanto pare, essere controllata mentalmente da Caccio Giulio Cesare gli ha dato anche la super forza. È l'unica spiegazione, perché, voglio dire, ci ha rubato la tavoletta di pietra e l'impasto, tutti e due insieme. Potrebbe essere un pochettino meglio. Vabbè, accontentati un pochettino e dai. Su. Sento che ci stiamo comunque avvicinando alla fine. Non dovrebbe mancare tanto. Non so dove trovare questo pezzo per potenziare il frigorifero di Dottor Kema, visto che ho visitato tutti quanti. Probabilmente verrà qualcuno a trovarci nei prossimi giorni, spero.
Sembra che abbiamo visite oggi. È lui l'amico peloso di cui ci ha parlato Pepertiti? Oppure è l'orso che li sta di fianco? Anche se voi non lo vedete, c'è un orso dietro il libro. Bah, lo scopriremo nel prossimo episodio. Comunque, passiamo alle vostre specialità della casa. Ne ho due da preparare oggi. La prima specialità della casa dice: ma come va, mio caro rivale? Indovina chi sono. Ho visto che hai fatto amicizia con il mio robot Megabyte. Credo che ora tu sia in debito con me per questo. E per questo ho bisogno di una pizza. In questi giorni mi sto sentendo con il dottor Che e ho scoperto che mi piace. Potresti farci una pizza per il nostro appuntamento? Se vogliamo vederla tutta, anche questa sembra essere una pizza per San Valentino. Vabbè, prepariamola ora. Ovviamente sta parlando di Angelica, la nostra rivale, Però, una pizza di San Valentino. Cosa ci mettiamo su una pizza di San Valentino? Aspetta, lo so. Per tutti gli appuntamenti c'è un ingrediente preciso che ci chiedono. Cipolle e acciughe. La classica pizza puzzolente. Vabbè, dai. Voglio dare una speranza almeno a questa coppia. Provo a metterci qualche condimento che ci sta bene. Io stavo pensando magari dei pomodorini. E poi cambiare... devo per forza uscire da questa schermata. Metterci il pesto al posto del pomodoro. Così mi piace di più. Adesso non sappiamo se davvero la lettera che ha ricevuto dottor Che da Angelica è una lettera d'amore. Potrebbero star parlando anche di altro, però chi lo sa. Magari lo scopriremo nei prossimi capitoli. O magari verso la fine di questo. La seconda specialità della casa di oggi dice: nel Brasile c'è una bella festa di carnevale che i brasiliani chiamano Mardi Gras. Fammi una pizza che possa rappresentare questa festa. Abbiamo dei consigli, è la prima volta che la sento, Onestamente, non sono molto informato sulle feste brasiliane. Comunque, impasto normale. Pesto, quindi iniziamo a cambiare la salsa, mozzarella ovviamente. Tutte le carni tranne quelle classiche. Quindi niente salame piccante e niente salsiccia. Tutte le carni, vorrà anche il pollo e il pesce. Fatemici pensare su, vediamo gli altri ingredienti. Tutte le verdure tranne cipolle, peperoni, fiche, zucchine e carciofi. Tutte le verdure, però dice anche niente peperoni, quindi forse vuole anche la frutta? Peperoni sono un frutto. O devo mettere solo le verdure? Dice niente cipolle, niente zucchine, niente carciofi. Anche le zucchine sono un frutto. Vabbè, intanto mettiamoci le verdure. E io ci metterei anche la frutta. Magari evitiamo il resto della carne, ma la frutta sì. Allora, ho messo tutte quante le verdure sulla pizza. L'unica cosa, mi sono accorto che stavo sbagliando. Stavo mettendo anche la cipolla. No, sono tornato indietro. Perché mi ha tolto la salsa? Bah, strane cose. Sì, devo togliere la cipolla. Oh, ce l'ho fatta. Così dovrebbe essere giusta. Ho messo soltanto il prosciutto e la pancetta come carne perché... insomma, metterci anche il pesce mi sembrava una combinazione un po' strana. Poi chi lo sa, magari mi sbaglio e ci voleva anche il pesce. Immagino che nel caso lo scoprirò. Almeno abbiamo preparato una pizza anche per carnevale. Sapete, è risaputo che il piatto tipico preparato per il carnevale è la pizza. E anche per tutti gli altri giorni dell'anno. E voi che mi dite? Avete altri ordini che volete lasciarmi? Scrivetemi nei commenti di questo video utilizzando l'hashtag specialità della casa. Con questo io vi dico che per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate mi piace, iscrivetevi, attivate la campanellina per sapere quando escono nuovi video e seguitemi sia su Twitter che su Facebook, trovate il link in descrizione. Manca davvero poco alla fine di questo capitolo, me lo sento. Non so ancora quanti episodi ci saranno, ma spero un paio almeno. Ma per questo video è tutto, vi saluto, ciao!